La seta infine veniva prodotta qua, ma poi la lavorazione, bella, grossa, importante, veniva fatta nei centri di cucitura. Il faro illuminante per quanto riguarda questo periodo della morte era Madame Pompadour. Madame Pompadour era la compagna la compagna amante che aveva messo nel suo appartamento a Versailles, e questa qua non aveva altro impegno durante la giornata che dedicarsi a stucchi e parrucche e sartorie. Questi abiti, l'idea qual era? Vediamolo. L'idea era molto semplice. Ah, ci sta, sta. Eccolo. Guardate la vite come si stringe. Si muove come se a te la stringessi da 30 cm, con un corpetto sotto, era un vero e proprio corpetto che partiva sopra una veste, in seta preferibilmente. Buongiorno. Buongiorno. Sta facendo lui? Vieni. No, ci sta la polizia giù e c'è la macchina male. Il corpetto doveva stringere per fare che cosa? Per rendere un'idea architettonica molto semplice. Chi se un mazzo di ciuga che esce da un pacchetto, su sti là sotto si allargava sempre più assai. Quando più largo era il corpetto, più largo era sotto questo abito. Sotto c'era una vera, prima si inizia con un fascia curva, la dire una cosa che un bottonato inizia sopra al culo con un cuscino e quindi il vestito. Poi fino ad arrivare alla metà del Settecento con delle vere e proprie gabbie che ruotavano intorno a queste strutture. L'idea era sempre quella là, che sbucava questo mazzo di fiori da questo vaso enorme nella parte bassa. Anche i merletti, infatti, vedete i merletti lavorati in un certo modo, che tutti prevalentemente e prioritariamente setosi, perché la seta era quella che meno assorbe. Se voi indossate una camicia di seta per il vostro lavoro estivo, mi sa tutti i villaggetti, va cucita, che ha sotto i bracci, prima non si ammacchia e poi non fetta, perché non assorbe gli odori e quindi l'utilizzo necessario della seta. Le camicie in seta sono quelle che risultano essere, dopo una giornata di lavoro, quelle meno maleodoranti. Altrimenti i cotoni o fibre sintetiche non riescono a incalzare. E quindi, datosi che l'igiene era molto molto limitata, perché uno dei principi base era proprio quello di avere questa carnagione bianca. Prima di iniziare il rito della vestizione c'era questo sbiancamento del corpo con talchi e altri prodotti.